settori. Il nostro gruppo voterà convintamente a favore della conversione in legge del decreto numero 84 per almeno tre ordini di ragioni che mi accingo a declinare: sotto il profilo della coerenza programmatica, della ricostruzione di una linea chiara di relazioni internazionali, diplomazia e politica estera del Paese nel quadrante mediterraneo e non solo, dell'interesse nazionale a ristabilire il ruolo di partner principale politico della Libia nella sua interezza. Il contratto di governo, su impulso determinante della Lega e di Matteo Salvini, ha posto con fermezza l'esigenza di affrontare la gestione dei flussi migratori clandestini con una prospettiva nuova, che ponga fine al traffico di esseri umani e al riprovevole business che si è sviluppato attorno, senza dimenticare che gli ingenti fondi pubblici stanziati per il sistema della sedicente accoglienza, unitamente ai meccanismi poco trasparenti previsti per la loro gestione, hanno costituito un elemento sicuramente attrattivo per la criminalità organizzata. Non è civilmente né tantomeno umanamente tollerabile assistere passivamente all'azione criminale di scafisti che quotidianamente alimentano una vera e propria tratta, lucrando sulla pelle dei migranti e seminando disordine e morte nei nostri mari. Per andare alla radice del problema non si può prescindere da una strategia condivisa con la Libia, che in questi anni è stata scelleratamente sprofondata nel caos dall'improvvida decisione di bombardare e destituire il regime al potere senza una seria e concreta alternativa unitaria, divenendo così il principale collettore di questi fenomeni. Osservatori indipendenti accreditati hanno stimato che oramai il business del traffico migratorio rappresenti il 30% del PIL, dal quale sempre più ampie porzioni della società libica traggono sostentamento, con il rischio reale che questo modello di economia illegale diventi strutturale e difficilmente riconvertibile in quei territori. Oggi il nostro impegno deve essere il supporto alle ricostituite autorità libiche per sviluppare un'efficace politica di difesa delle proprie frontiere a sud, specialmente mediante accordi bilaterali con i paesi centrafricani e del Sahel, ma soprattutto un controllo puntuale del proprio confine lungo la costa settentrionale che guarda all'Italia. Attualmente la Guardia Costiera libica dispone di appena 4 motovedette, piuttosto vetuste e operativamente limitate sia sotto il profilo delle dotazioni di bordo che di personale, dismesse a suo tempo dalla Guardia di Finanza italiana e successivamente donate dai governi Berlusconi e Gentiloni nell'ambito dei numerosi accordi bilaterali e di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi. In questa cornice si inserisce il provvedimento in trattazione che, nel solco della collaborazione bilaterale, si pone sul piano della concretezza e dell'azione, offrendo alle autorità libiche una flotta che va a quadruplicare l'attuale disponibilità di unità navali e dunque degli addetti al pattugliamento e al controllo delle acque territoriali, unitamente alla indispensabile attività addestrativa e di formazione del personale degli organi per la sicurezza costiera. Queste misure concorrono, per altro verso, a dare effettività all'azione del governo libico. Infatti, non appare realistica una soluzione complessiva dei molteplici problemi connessi all'attuale condizione del territorio libico senza un consolidamento del governo di al-Sarraj, che lo elevi ad uno status compiuto, emancipato dalla percezione di ente fiduciario della comunità internazionale. Vede, collega Bonino, mi dispiace che sia assente ora dall'Aula. Noi sappiamo bene quale sia la condizione della Libia, ma lei non può fingere di non sapere perché sia così. Chi ha destabilizzato il Paese? Bravo! Quel Paese è stato destabilizzato dalle scelte, dagli interessi di gruppi di potere internazionali con i quali voi avete consuetudine di rapporti. Se l'ex provincia ottomana del Fezzan è segnata dalla lotta tra le minoranze Tuareg, i Tebu e le tribù arabe come gli Aulad Sulaiman, forse c'è una relazione con le politiche dell'amministrazione Obama finalizzate a favorire la nascita di governi tribali e islamisti. Oggi noi seguiamo la linea della legittimità internazionale, dialogando con l'unico interlocutore riconosciuto. Lei si è detta legalitaria, ma temo che stia declinando questo concetto nel senso di legalizzare ciò che legale non è, cominciando a praticarlo anche prima che lo diventi. I
i suoi canali illegali di ingresso a chi sarebbero rivolti, a quanti e con quali requisiti? Perché già esistono forme legali per entrare nel Paese, ma qui stiamo parlando di immigrazione clandestina e quindi illegale. Dal mio gruppo, può essere stata contestata per questo, ma mai è giunta da questi banchi un'offesa, mai una minaccia o un insulto. Non è un modo che ci appartiene. E quale sarebbe l'alternativa? L'alternativa a non dialogare con al-Serraj è il rischio esiziale che sotto la spinta delle diverse forze insurrezionali, ivi operanti, si giunga alla definitiva dissoluzione di uno Stato libico. Il Consiglio di sicurezza ha sempre espresso risoluzioni per l'unità della Libia e contro ogni ipotesi di secessione, ma se la situazione dovesse precipitare non vi sarebbero grandi margini di recupero. Sotto un ulteriore profilo, con questo provvedimento auspichiamo che il Governo riprenda complessivamente, con una più ampia prospettiva, il ruolo di iniziativa politica e diplomatica che il Paese aveva smarrito negli anni, soprattutto riguardo alla Libia. Da troppo tempo, infatti, l'Italia ha rinunciato al proprio ruolo naturale di leader di riferimento per la regione, accettando supinamente che la Francia guadagnasse talmente terreno da porsi a maggio di quest'anno come unico e privilegiato mediatore tra le diverse fazioni in conflitto, nella chiara ricerca di aprire un nuovo mercato per gli interessi francesi, nuove commesse per le proprie aziende e per l'industria bellica d'Oltralpe. Per parte nostra, invece, dobbiamo tutelare la presenza, ad esempio, dell'ENI sulla sponda mediterranea dell'Africa, difendendo gli investimenti fatti negli anni per la ricerca dei giacimenti di gas e petrolio, ai quali punta con forza la Total Elf. Ciò significa restituire senso e dignità al concetto di interesse nazionale, troppo spesso obnubilato dall'esigenza di assecondare scelte ideologiche globaliste e radical chic. Per tutte queste ragioni, confermando il voto favorevole del gruppo, auspichiamo un'analoga espressione da tutto il Senato. Grazie. Grazie, senatore Solinas. È iscritto a parlare il senatore Aini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi. Andrei...